Nella preghiera chiediamo al Signore tante cose, ma Lui ci dà anche di più, ci dà il dono più grande, lo Spirito Santo. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa del mattino a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Luca, presentato nella liturgia, nel quale Gesù risveglia la fiducia nella preghiera. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. È proprio della misericordia di Dio non solo perdonare, quello tutti lo sappiamo, ma essere generoso e dare di più e di più. Abbiamo chiesto e aggiunsi ciò che la preghiera non osa sperare. Noi forse nella preghiera chiediamo questo e questo e Lui ci dà di più sempre. Sempre, sempre di più. Questo è il dono. Questo è il di più di Dio. Dio mai. Facciamo una figura. Dio mai ti dà un regalo, una cosa che le chiede così, senza incartarlo bene, senza qualcosa di più che lo faccia più bello. E quello che il Signore, il Padre, ci dà di più è lo Spirito, il vero dono del Padre. È quello che la preghiera non osa sperare. Io chiedo questa grazia, chiedo questo, busso, e prego tanto. Soltanto spero che mi dia questo e Lui che è Padre mi dà quello e di più, il dono, lo Spirito Santo. È Lui che ci accompagna e ci insegna a pregare. E la nostra preghiera deve essere così, trinitaria. E tante volte, ma lei crede? Sì, sì. In chi crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Non è un'idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Esistono persone. Gesù, il compagno di cammino, che ci dà quello che chiediamo. Il Padre, che ha cura di noi e ci ama, e lo Spirito Santo, che il dono è quello di più che dà il Padre, quello che la nostra coscienza non osa sperare.